Buonasera e benvenuti per il nostro incontro con la CISL. Questa sera c'è Vincenzo Vita con noi del CAF CISL Lombardia e con lui parleremo della Mini-IMU, la scadenza in arrivo tra poche ore, venerdì l'ultimo giorno utile per pagarla, e allora cerchiamo di fare chiarezza su tutti gli aspetti per chi ancora deve pagare questa tassa. Il numero per chiamarci in diretta con tutte le vostre domande è il solito 0248 010921. Buonasera Vita. Buonasera a voi. E allora introduciamo l'argomento. Venerdì, ultimo giorno per la Mini-IMU, CAF presi d'assalto, a quanto si legge sui giornali. Certamente sì, nel senso che siamo stati letteralmente presi d'assalto nelle nostre sedi da parte dei cittadini che, pur contrariati dal pagamento dovuto, si sono comunque recati presso i nostri uffici per chiederci assistenza nella determinazione della cosiddetta Mini-IMU. Abbiamo avuto forte pressione sulla città di Milano, ad esempio, dove il tributo è dovuto, e in altre città dove ovviamente è stata deliberata questa imposta in relazione alle disposizioni che ovviamente adesso spiegheremo. Cioè, la Mini-IMU non è dovuta da tutti, nel senso che i comuni interessati sono un terzo, 2.300 su circa 8.000, quindi circa il 30% dei comuni che sono interessate, e riguarda esclusivamente quei comuni che hanno deliberato l'aliquota IMU per l'abitazione principale maggiore del 4 per 1000 previsto come aliquota base. Sappiamo che abbiamo molti milanesi che ci guardano, i milanesi dovranno pagarla perché appunto la Mini-IMU è stata portata allo 0,6. Sì, l'IMU sull'abitazione principale è stata fissata allo 0,6. Ovviamente l'imposta non è dovuta per intero, ma solo per quota parte, ed è necessario determinare il 40% della differenza di aliquota tra il 4 e il 6. Il calcolo di per sé sembra facile, ma è un calcolo macchinoso e abbastanza complicato, e quindi suggeriamo ai nostri telespettatori di recarsi presso un centro di assistenza fiscale per farsi assistere, proprio per evitare situazioni di imprecisione, che aggiungiamo ovviamente all'imprecisione dal punto di vista poi delle rivendicazioni del comune, potrebbero essere oggetto di sanzioni. Cerchiamo anche di capire chi deve pagare la Mini-IMU, oltre ai proprietari di prima casa, che sono quelli che ovviamente dovranno pagarla. Ci sono anche una serie di altre categorie, come le case delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, come terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, quindi una serie di altre... Ma per semplificare, la Mini-IMU è dovuta da tutti quei soggetti che hanno avuto l'agevolazione rispetto all'IMU sull'abitazione principale, quindi equiparata all'abitazione principale delle persone fisiche sono state anche le cooperative a proprietà indivisa o divisa, ovviamente rientrano la titolarità della proprietà, così come anche gli immobili utilizzati dal personale delle forze armate, ma solo per quota parte, perché l'eliminazione dell'imposta rispetto a quei soggetti riguarda esclusivamente il pagamento del saldo e non dell'acconto. L'acconto era dovuto e il saldo invece è stato soppresso per disposizione di legge. Così come i soggetti che risiedono in casa è concesso incomodato da familiari, quindi laddove il Comune ha deliberato l'assimilazione dell'abitazione principale per la concessione incomodata d'uso gratuito ai familiari, anche per questi soggetti è dovuto la Mini-IMU solo per la metà, in quanto l'abolizione dell'IMU riguarda esclusivamente la rata di saldo e non quella dell'acconto. Quindi è anche complicata da gestire proprio perché ci sono queste casistiche che la rendono particolarmente difficoltosa. Per quanto riguarda i terreni agricoli è dovuto senz'altro dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che hanno goduto dell'esenzione dal punto di vista dell'IMU. Diamo qualche numero in generale. In Italia sono 2.400 i comuni coinvolti, 10 milioni in totale gli italiani che dovranno pagare entro venerdì 24 gennaio, ultimo giorno utile. Chi non pagherà entro venerdì, immagino, rischierà una sanzione. Beh certo, chi non rispetterà l'appuntamento previsto per venerdì potrà fare ricorso, se lo riterrà opportuno, al cosiddetto istituto del ravvedimento operoso, quindi con una sanzione lieve potrà ravvedersi e pagare in ritardo. La norma fissa dei tempi dal punto di vista del ravvedimento, cioè il mini
l'avvedimento che è fissato in 14 giorni, in quel caso lì la sanzione è dello 0,2 per ogni giorno, poi passa al 3% per inasprirsi al 3,75, quindi in relazione alla scadenza, alla data di pagamento del ritardo si utilizza la relativa sanzione. Cerchiamo ora di fare un po' di chiarezza sul calcolo, perché il calcolo non è facilissimo. Ci sono state anche molte appunto proteste su questo calcolo. Ogni proprietario di casa deve fare un conteggio in base appunto alla quota di possesso dell'immobile e delle pertinenze. Deve avere con sé ovviamente una calcolatrice e la rendita catastale. Questi due, sarebbero questi due semplici sono, da farsi, perché se l'operazione si fosse riconducibile a quella che viene fatto normalmente per determinare l'IMU ordinaria, di per sé sarebbe anche semplice da gestire, che qui bisogna fare due operazioni matematiche, due calcoli, quindi uno con aliquota base, il 4 per 1000, e l'altro successivo con l'aliquota inasprita dal Comune rispetto alla delibera che è stata emanata, e poi determinare la misura dell'80% applicando le relative detrazioni spettante al soggetto. Le detrazioni possono essere quella base che è di 200 euro e fissata per tutti e aumentata di 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni residente nell'immobile. Un'altra informazione importante è come pagarla e i metodi sono il modello F24 o il bollettino postale. Lo strumento privilegiato è il modello F24, no? Tant'è vero che tutti i nostri assistiti rilasciamo questo tipo di documento per effettuare il pagamento ed è pagabile sia in banca che in posta. Bisogna utilizzare un codice di tributo 3912. Sì, sì. E bisogna indicare ovviamente che è il saldo per l'anno precedente, per l'anno 2013. A chi ha bisogno di informazioni più dettagliate, a tutte quelle persone che poi hanno difficoltà a fare questi calcoli, che non sono semplici, voi che aiuto potete dare? L'aiuto che diamo è che ovviamente abbiamo messo a disposizione tutti i nostri collaboratori su questo servizio che stanno fronteggiando le richieste dei cittadini e attraverso gli applicativi fiscali siamo in grado di assisterli al meglio senza tante complicazioni, perché ovviamente i calcoli li facciamo a mano per verificarli, ma comunque utilizziamo degli applicativi che ci consentono di ottenere il risultato con facilità, indicando le variabili necessarie, quota di possesso, percentuale, familiari, detrazione e quant'altro. Vediamo allora se una prima risposta riusciamo a darla in diretta. Abbiamo la prima telefonata. Pronto, buonasera. 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 Senta, io abito nell'unica casa che ha mio figlio, un appartamento di due locali. Mio figlio è intestato a questo tipo di appartamento e abito io che sono sua madre. Lì le spiego. Sì, sì, è molto semplice, è un comodato d'uso gratuito concesso al familiare. Lui abita con sua moglie nella casa dove è intestata sua moglie. Sì, come certamente. Mai io devo pagare l'IMU sulla seconda casa e non c'è uno sconto per le persone che danno la casa alla mamma o al papà o ai figli? Rientra nella facoltà del comune deliberare tale agevolazione. Quindi io pago 810 euro all'anno. Sì, signora, sì, lei dove ci chiama? Ha una casa sola, che sarebbe quella dove ci sono io. Io ho la pensione, ormai ho 80 anni. Signora, da dove ci chiama? Anni, da dove ci chiama? Non ho... Noi dobbiamo pagare 810 euro all'anno di IMU. È una cosa, non danno uno sconto per queste agevolazioni, per questi accomodati? Dipende dal comune, signora. Purtroppo la legge affida ai sindaci la facoltà di concedere agevolazione per tale fattispecie. Questa decisione infatti era proprio stata presa dalle amministrazioni locali, quelle amministrazioni locali che hanno deciso appunto di alzare dallo 0,4 fino a un massimo dello 0,6 questa cifra, questa quota poi dovuta e non rimborsata dal governo, perché una grande polemica poi tra gli enti locali e il governo era quella sul fatto che le amministrazioni locali chiedevano un rimborso al governo che poi non c'è stato. Sì, sì, è stata... diciamo un po' una farsa tutta la situazione della Minimi, all'inizio sembrava che riuscissero a trovare le risorse e poi comunque i cittadini sono stati chiamati alla cassa per far fronte
a questa necessità. Quanto si paga di minimo? Ma ho fatto proprio prima di venire qui, prima di venire qui in, in studio, due calcoli. Allora, su una base di 52.000 assistiti, che non sono tutti quelli che abbiamo assistito in Lombardia, ho verificato solo su alcuni delle nostre province, l'imposta media pagata è di 30-35 euro. Però c'è da aggiungere che per i cittadini di Milano è ovviamente un po' più alta, ci aggiriamo intorno a, ai 50-60. Perché? Questo perché? È perché la differenza è più alta. Quindi c'è una differenza maggiore. Sì. Milanesi un po' penalizzati sì. su questo. Allora, ti facciamo un esempio, Milano è lo 0,6, Ro è il 4,13 o 4,15 se non vado errato. Quindi la differenza tra il 4 e l'aliquota definita è minima, mentre per i cittadini di Milano si applica il massimo previsto dalla legge. Allora sono le 18.42, noi ci fermiamo, 2 minuti di pubblicità, poi ritorniamo in studio con tutte le vostre domande. Di nuovo in diretta, e allora ritorniamo sul tema Minimu, venerdì la scadenza, entro venerdì dovrete pagarla se il vostro comune appunto ha deciso di alzare l'IMU dallo 0,4 allo 0,6. Tante persone però non sanno di dover pagare questa mini-IMU e rischiano quindi una sanzione. Certo, perché è una scadenza straordinaria, non ordinaria come l'IMU che si paga annualmente. È una scadenza che non tutti conoscono, tant'è vero che i cittadini che si presentano alla nostra sede si presentano in modo precipitoso dopo aver appreso da qualche notizia a mezzo stampa dell'obbligatorietà al pagamento dell'IMU. E poi l'altro elemento di difficoltà, che proprio non riguarda quindi tutti i comuni, sono solo 2004 su circa 8.000, e quindi bisogna capire se si è interessato o no. Tanti ci chiamano anche per chiederci se devono pagare, e poi ci si accorge che non sono sottoposti al pagamento in quanto il loro comune non ha deliberato alcun inasprimento rispetto all'aliquota del 4 per 1000. Ho trovato qualche esenzione particolare, ad esempio gli immobili degli italiani residenti all'estero non dovrebbero pagare certo. la mini IMU, questa è una delle categorie. Vorrei ritornare un attimo sul calcolo, perché poi è la cosa principale. Se cerchiamo di spiegare bene, con le parole più semplici possibili, come funziona questo calcolo, perché poi è il vero elemento di difficoltà in questo momento, davanti al modello poi F24 da compilare. Certo, spiegarlo è anche abbastanza semplice, nel senso che la base di partenza è la rendita catastale, che deve essere incrementata del 5% e poi moltiplicato per un coefficiente che è 160 fissato dalla legge. A questo si applica inizialmente l'aliquota del 4 e si sottraggono le eventuali detrazioni spettanti. Si rifà il calcolo con l'aliquota maggiorata, quindi il 6 per Milano, e si calcola il 60% della differenza, il 40% della differenza. Dai CAF Lombardi che sensazione avete avuto in questi giorni? Di difficoltà notevole. Io mi sento quotidianamente con i miei colleghi e anzi speravamo nella possibilità di ottenere una proroga, difficilmente ottenibile, perché sembra che la cosa non sia percorribile in questo momento, ma noi ci saremmo augurato proprio di utilizzare questa proroga per attenuare la pressione che grava sui nostri uffici. Siamo letteralmente sommersi dai cittadini che sono in difficoltà anche nella determinazione del calcolo, perché ovviamente per noi addetti ai lavori è facile orientarsi anche sui casi particolari come quelli che lei citava. Per il cittadino normale parlare di minimo dice: oddio, adesso dove inizio? Quindi andiamo a sentire da casa chi c'è in diretta. Pronto, buonasera. Buonasera. Sì, sono Grazia da Milano. Buonasera Grazia. Milano è uno di quei comuni, dicevamo prima, in cui i residenti dovranno pagare la mini-IMU a livello massimo, tra l'altro. Sì. Lei ha una domanda? Io ho una domanda, sì. Innanzitutto ho già pagato la mini-IMU, ma vorrei chiedere per cortesia, visto che si tratta del 40%, ma poi dovremo pagare il 60%? No. È già tutto così. Tra l'altro credo che sia in fase di perfezionamento, potrebbe essere anche che
dia diritto a qualche detrazione sulle nuove imposte, la IUC, però finché non c'è il provvedimento definitivo è inutile affrontare la questione. Il 40% perché la differenza è stata riconosciuta dallo Stato ai comuni. Benissimo, un'altra domanda per cortesia. Non ho ancora ricevuto la TARES, la tassa dell'immondizia. Incorro in qualche sanzione, in qualche... No, l'ha chiarito l'agenzia... Perché io ho telefonato milioni di volte allo 0200. Sì, 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 l'ha chiarito l'agenzia delle entrate proprio in questi giorni con alcune risposte a dei quesiti posti dagli addetti ai lavori e ha precisato che qualora il documento, perché la TARES rispetto all'IMU non è in autoliquidazione, quindi è necessario che il cittadino riceva da parte del comune il bollettino, qualora non fosse ricevuto in tempo utile, quindi con ritardo, non è sottoponibile ad alcuna sanzione. Ringrazio tantissimo. Grazie a lei per la sua telefonata. La TARES è un altro elemento che a questo punto mi sembra anche interessante introdurre, perché è la nuova tassa che sostituisce tre tasse differenti. No, è la IUC quella, la TARES è la vecchia tassa rifiuti urbani che sostanzialmente ha preso vita nel 2013 e si è spento con il finire dell'anno. Il pagamento a cui sono sottoposti i cittadini in questo momento è una quota residuale destinata allo Stato, è un saldo e ovviamente i comuni hanno provveduto ad inviare per i primi di dicembre, fine novembre, i bollettini ai cittadini, ma le difficoltà delle poste probabilmente non hanno fatto arrivare in tutte le caselle queste letterine. Andiamo a sentire da casa un'altra pronto? Telefonata. Buonasera, pronto? Da dove pronto, ci chiama? Buonasera. Pronto, sono io in linea. Pronto? Sì, è in diretta, buonasera. Ecco, buonasera. Buonasera. Ascolti, una precisazione. Il conteggio dell'IMU si fa facendo il 4, il 6, io sono di Milano, sì. E si fa la differenza. Volevo parlare della deduzione. La deduzione se la incamera tutto lo Stato. Perché non hanno lasciato il 40% di 200 al cittadino? No, la detrazione si applica per intero, signora. Si applica per intero, ma noi non abbiamo pagato il 4 e non abbiamo pagato il 6. Noi paghiamo solo il 40% del 2, giusto? Non è proprio così, non è proprio così, perché bisogna determinare l'imposta dovuta con aliquota al 4. No, il conteggio lo so fare. Sì. La domanda è un pochino più sottile, nel senso che le 200 di deduzione vengono tolte dal 4, vengono tolte dal 6. Sulla differenza, sì. Il comune doveva, o lo Stato, doveva tenersi il 60 e il 40 lasciarlo al cittadino. Certo. Sì, è che con questa minimo, la signora ha ragione, alcuni cittadini che magari attraverso il pagamento dell'IMU ordinario o fruendo delle detrazioni ordinarie non sarebbero stati chiamati a pagare, si ritrovano a dover pagare delle quote residuali. Quindi è una situazione anomala che si è creata per effetto di questa disposizione. Quindi in presenza di rendite particolarmente basse, se avessero applicato la situazione ordinaria, non avrebbe dovuto pagare, e con la minimo invece si ritrova a pagare la quota di differenza. Ritorniamo sull'argomento TARES. Dicevamo, nel 2013 la TARES finisce, viene sostituita da una nuova tassa. E... dalla IUC, che è composta da tre tributi, la TASI, la TARI e l'IMU. E la TASI e la TARI è una per i servizi indivisibili e l'altra per i servizi divisibili, quindi a seconda della tipologia viene attribuita al relativo soggetto. L'IMU invece è la componente che tutti conosciamo e immagino, riguarderà esclusivamente le seconde abitazioni. Che avrete fatto degli studi rispetto ad oggi, quanto si pagherà in più o in meno? Beh, ne hanno parlato ampiamente i mass media e sui quotidiani specializzati. È previsto oggettivamente un inasprimento rispetto alla situazione attuale e della fiscalità locale, quindi bisognerà attendere poi i calcoli definitivi, ma si le parla notizie già, però non sono positive, sono confortanti, non sono confortanti per chi ci ascolta da casa, per chi ci vede da casa. Abbiamo un'altra telefonata, buonasera, pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, senta, volevo... Dica pure buonasera. In diretta. Buonasera, senta, volevo parlare sulla IMU.
Io sì. sono separato da 7 anni. Da quando è uscito fuori l'IMU ho sempre pagato tutto io, regolarmente, fatto dal CAF. Adesso, con questa mini IMU, al posto di andare dal CAF, mi veniva più bene, ho saputo che il comune faceva la mini IMU, ho fatto le mie cose, e mi hanno, per andare a fare la mini IMU, viene fuori che l'ufficio tributi mi dice che io sono a credito, e le chiedo il perché, e lei mi fa, e sì, perché lei ha pagato. Ho pagato il totale, mentre invece dovevo pagare il mio 50% e l'altro 50% la mia ex. E guardi, adesso non entrerei nel caso specifico perché ritengo che questo debba essere affrontata nella sua singolarità. Quindi per valutare se effettivamente lei ha pagato un importo maggiore di quello dovuto e quindi è legittimato a fare un'istanza di rimborso al comune e chiedere indietro quanto ha pagato, bisogna valutarla attraverso i nostri uffici. Io adesso non mi avventurerei più di tanto a darle una risposta precisa. È chiaro che sui coniugi l'IMU è stato chiarito dal punto di vista delle disposizioni, chi è soggetto passivo è chiamato a pagare l'imposta, che è il coniuge assegnatario, quindi è stato disposto all'interno della normativa. Però è chiaro che se il signore dice che c'è stata un'imprecisione, va verificato nella sua singolarità. Al nostro amico che ci guarda da casa, allora consigliamo una telefonata. Di recarsi presso il nostro ufficio, se è residente su Milano, il numero a cui può chiamare è lo 02 20 52 58 99 per chiedere un appuntamento e lì potrà essere assistito adeguatamente. Ricordiamo anche internet per... Certo, attraverso il sito internet è possibile prenotare tutti i nostri servizi fiscali in Lombardia e anche nel resto d'Italia. E allora un minuto e mezzo alla chiusura, chiudiamo parlando di questi aumenti. Aumenti dal 2014, dicevamo, con questa nuova tassa che racchiude 3 tasse, avete già ricevuto lamentele? Beh, preoccupazione da parte dei cittadini, però una notizia positiva c'è, nel senso che si parlava anche con criterio di retroattività di una decurtazione dell'agevolazione sulle spese che normalmente vengono detratte, quindi scontate in dichiarazione dei redditi. Si parlava di una riduzione in relazione alla fascia di reddito da 19% al 18%, in alcuni casi anche al 17%, e pare che il governo abbia abbandonato questa ipotesi per recuperare risorse in modo diverso. Quindi anche questo avrebbe penalizzato i cittadini, in quanto lo sconto ottenibile in dichiarazione si sarebbe ridotto. E allora grazie a Vincenzo Vita del CAF CISL Lombardia, grazie per essere stato con noi. L'appuntamento con la CISL è lunedì prossimo. Paolo Zani, l'esperto di pensioni, con tutte le vostre domande appunto sul tema della previdenza. Noi ci fermiamo qui alle 7:15. Stefano Fumagalli conduce il TGN. Buonasera. Buonasera.